Cinque persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato Mecenate di Milano. Si tratta di padre, figlio, cognato, cugino e amico, tutti di Palermo, che rapinavano banchi al nord, principalmente a Milano e Torino. Bancarotta fraudolenta è l'accusa dalla quale si devono difendere i 9 indagati della Procura di Monza per il fallimento della Banes e della SEM di Vimercate. La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito oggi perquisizioni e notifiche. Sotto accusa in particolare 3 componenti della famiglia Bartolini. Un motociclista marocchino di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo. L'extracomunitario si è schiantato contro un tir mentre percorreva la circonvallazione e stava digitando un SMS sul suo telefonino. Esercitazione della protezione civile lungo il corso del Serio a Ghisalba. Vi hanno partecipato le guardie ecologiche del Parco del Serio e di volontari di Ghisalba, Treviglio e Gera d'Adda. 2 le simulazioni, il recupero di piante dall'alveo del fiume e la perdita di cisterne con sostanze chimiche da un tir. Si era appartato con una prostituta e dopo l'incontro era stato ricattato da un albanese di 29 anni. È successo ad un 65enne della Val Seriana. L'uomo, stanco delle continue minacce, ha denunciato tutto ai carabinieri. In carcere è finito un 29enne residente a Terno d'Isola, pregiudicato. Nuovo appuntamento a Monza con la stagione del Teatro Binario 7. Sabato e domenica sarà di scena il duo formato da Laurent Cirad e il violoncello e Paul Staecu al pianoforte. Sarà una vera e propria sfida all'ultima nota. Un uomo di 48 anni è stato trovato all'interno della sua abitazione morto da almeno 2 mesi. Nessuno si era accorto di nulla. Il ritrovamento è stato fatto dalla polizia locale in via unica a Poasco. Sarà il Palazzetto dello Sport di via Piermarini a Lodi a fare da scenario alla 16ª edizione dei campionati nazionali di karate. Sabato e domenica atleti provenienti da tutta Italia si confronteranno al Palacastellotti per aggiudicarsi i vari titoli in palio, un evento straordinario per la città voluto fortemente da Paolo Zoccolanti, campione lodigiano di karate. Un moldavo 31enne trovato davanti ad un bar di via Montichiari in gravi condizioni potrebbe essere rimasto ferito durante un infortunio sul lavoro o un furto. La vettura dalla quale era stato scaricato era stata rubata a San Zeno ed era stata ritrovata bruciata nelle campagne di Castenedolo. Furto in uno showroom in via Al Serio a Milano. I ladri sono fuggiti con numerosi capi di abbigliamento firmati del valore di decine di migliaia di euro. 4 lampade spente da tempo, altre 2 che si accendono ad intermittenza e quanto sta accadendo da settimane nella sala granata della Biblioteca Comunale di Lodi. L'edificio è stato rimesso a nuovo completamente con una spesa ingente da parte del Comune, ma a riapertura avvenuta si scopre ora che l'impianto di illuminazione della sala granata fa acqua da tutte le parti. Due marocchini sono stati arrestati dai carabinieri nelle campagne fra Melegnano e Pavese. I 2 erano soliti vendere eroina e cocaina nei campi della Binasca. I 2 sono residenti a Milano e Piacenza. Scoperta per caso una casa di appuntamenti a Lodi in via Cavallotti, è stata una lite fra il tenutario e 2 giovani donne cinesi, infatti, la causa dell'intervento degli agenti della Polizia di Stato che hanno potuto constatare l'attività praticata. L'uomo, un romeno, è stato denunciato. È di un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostrada del Sole tra la barriera di Melegnano e Lodi, che ha coinvolto anche un mezzo pesante. Difficile la situazione del traffico, che ha registrato oltre 7 km di coda.
È stata portata in ospedale a Codogno la diciottenne che ha avuto un diverbio con il fidanzato in Piazza del Popolo a Casal Pusterlengo. Il giovane, infatti, l'ha aggredita fisicamente, provocando le ferite varie. Presentata a Cremona l'edizione 2014 della Quaresima di Carità, il vescovo Dante Lanfranconi ha illustrato le iniziative di solidarietà che accompagneranno la comunità locale fino a Pasqua. Slogan di fondo: perché nessuno resti indietro. Fondo per le famiglie, microcredito e casa per le donne, i progetti da finanziare. I carabinieri di Crema hanno sottoposto a fermo nella notte cinque albanesi trovati a bordo di una vettura rubata poche ore prima ad un 35enne di Garbagnate Milanese. Sull'auto anche oggetti atto allo scasso. I cinque sono in carcere a Cremona. Incidente frontale sulla Paulese a Cappella Cantone. Uno dei conducenti delle auto coinvolte è stato portato in ospedale a Cremona in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di definire l'esatta dinamica del sinistro.